Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!» Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!» Gesù si fermò e chiese: «Chiamatelo!» Chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio, alzati, ti chiama!» Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io veda di nuovo!» E Gesù gli disse: «Va, la tua fede ti ha salvato!» E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada. La fede inizia in maniera piccola, in maniera germinale. Il cieco Bartimeo, di cui oggi parla il Vangelo, ha sentito parlare di Gesù il Nazareno. Lo conosce come figlio di Davide, della stirpe del re potente che ha sgominato i nemici di Israele con la forza. È da questa voce, da questa informazione preliminare, che arriva, in una condizione di angoscia e di bisogno, la possibilità della grazia, l'accesso alla fede in Gesù. Molti sgridavano il cieco perché tacesse, e così rivelano di essere loro stessi i ciechi. Credono di vederci, di sapere com'è la situazione, di sapere chi è Gesù e come devono comportarsi coloro che lo seguono. Credono di difendere Gesù zittendo il cieco che grida. Ma la sequela di Cristo invece è l'ascolto della parola del Signore quando questa riguarda soprattutto i sofferenti. Così il cieco diviene maestro che può aprire gli occhi a coloro che credono di vederci. Perché? Ecco che Bartimeo si sente chiamato da Gesù. La disperazione lo aveva spinto a gridare. Adesso essa si cambia in prontezza di risposta, in decisione nell'obbedire al Signore, sbarazzandosi di tutto ciò che poteva intralciare l'incontro con Lui. Al contrario dell'uomo ricco che abbiamo ascoltato in altri Vangeli, che non aveva saputo liberarsi della zavorra della ricchezza, il cieco getta via il mantello su cui forse c'erano anche le monete ricevute in elemosina. Lui ha trovato la vera ricchezza, si mostra disponibile a seguire il Signore nel cammino del dono di sé, esattamente come avverrà per Paolo quando la chiamata del Signore lo renderà cosciente della sua cecità e lo condurrà a gettare via tutto ciò che prima costituiva per lui un guadagno, per seguire Cristo in modo risoluto. Preghiamo lo Spirito allora per la nostra preghiera quotidiana perché faccia nuovi i nostri occhi, che sappiano riconoscere la presenza di Gesù e che noi abbiamo il coraggio di seguirlo con tutto noi stessi.